Ecco, vedete, già uno è arrivato lì. Eccolo il primo. Buongiornissimo. Che aff... Oddio, però, manco Rey Mysterio. No, 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 no. Signori, benvenuti in questo nuovo episodio della Redcraft 2. Prima che incominci il video, come sempre, vi invito a lasciare un bel mi piace per supportare la serie, iscrivervi al canale e lasciarmi un commentino scrivendomi che cosa ne pensate. Oh, bene, 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 signori, come state? Bentornati nella Redcraft. Voglio dare un po' un twist alla serie facendo qualcosa di molto efficiente, molto grande e soprattutto, spero, molto bello. Ma prima di dirvelo, vi ricordo come sempre di supportarmi, signori, con un bel mi piace e di iscrivervi veramente al canale perché vedo che i video della Redcraft vi piacciono e io di questo sono contento. Riusciamo ad arrivare a 100 mi piace per questo episodio? Secondo me ci riusciamo. Detto questo, signori, vi vado a spiegare un attimino quelle che saranno le prossime puntate della Redcraft, perché questo progetto si dividerà in due perché è molto grande. Il primo è basato sul farming in una mega isola, il secondo si baserà sulla decorazione nella mega isola, e la mega isola è esattamente quella lì, quella. Ok? Dopo avervi fatto venire la cataratta, ve la faccio vedere più da vicino perché è grossa, è bella e mi piace tantissimo e diciamo, mi piacerà di più quando ci sarà sopra la costruzione. Voglio darvi qualche indizio su quella che può essere la costruzione che ci sarà qui sopra. Ve la faccio vedere, tra l'altro tutta la isola ha diametro 51. Per poter tentare, insomma, di indovinare quale sarà la costruzione che ci sarà qua sopra, vi consiglio di fare un salto nella playlist della Warcraft. Nella playlist della Warcraft ho fatto una grande costruzione, a tema antico, vi aiuto. E in questo, diciamo, in questo episodio, o meglio, nel prossimo episodio, riprenderò praticamente una, costruzione similare, mettiamola così. Di quelle costruzioni lì che ho preso nella Warcraft, quindi vi consiglio, scrivetemelo nei commenti quale secondo voi sarà la costruzione. E per rendervi ancora il gioco più facile, vi dico già che questa piattaforma qui che vedete, e adesso ne aggiungeremo anche un'altra, sarà una piattaforma di spawn dei mob. Piattaforma di spawn dei mob che funziona a missile. Funziona a missile perché, uno, siamo nell'oceano, giusto? Giusto, siamo nell'oceano. 2. Tutto intorno sarà illuminato tranne questa parte qui. Quindi potete già immaginare quanto funzionerà questa farm qui. E praticamente questi mob spawneranno qui. Ah, lag! Spawneranno qui, lì e su altre due piattaforme che saranno qui sopra. Verranno incanalate tutte nello stesso punto e saliranno in superficie. Il motivo non posso dirvelo, altrimenti vi spoilerei praticamente tutta la costruzione. Quindi, primo step, andiamo a fare la copertura. È solo che ora purtroppo dovrò sacrificare un attimino un po' di torce, sperando che non spawni nessuno. Perché vi ripeto, quando ho buildato l'isola, e ringrazio anche Nico e Lorenzo 10 punti per avermi dato una mano. Quando ho buildato l'isola, signori, è stato qualcosa di improbabile. Era pieno, pieno, proprio così, un uovo. Ce l'avete presente? Uguale, uguale, non si poteva far nulla. Quindi direi di fare il secondo piano, sempre di spruce, perché alla fine ormai è quello che abbiamo, è quello più facile da reperire. E poi facciamo il sistema di incanalamento, si può dire, non lo so, di mob che ci servirà poi per farli salire. Quindi lo vado a fare. E dunque, signori, allora lo scatolone è terminato. Ve lo faccio vedere anche dall'interno. Come potete vedere, ho già fatto una piccola via che poi ci servirà tutto sommato per incanalare i mob che arriveranno di qua e a questo punto saliranno. E questa è la cosa che più ci interessa. Ma adesso, un attimino che utilizzo il trigger 3 per tornare su, iniziamo a fare anche quello che è il circuito di redstone che è alla base di questo, di questa farm. Quindi andiamo a metterci sicuramente dei dispenser sia da un lato che dall'altro, sia al primo e al secondo piano. Al massimo lo facciamo per ora solo qui, anche perché voglio che questi dispenser si attivino da sopra, perché ha un senso, per me ha un senso. Quindi, direi di fare anche una fonte di acqua infinita. E la farei così, perfetto. Ho due secchi, anche tre. Quindi facciamo uno e due. E iniziamo a riempire tutti i dispenser.
E dunque, signori, allora ho posizionato tutti i dispenser, li ho riempiti d'acqua e ho iniziato a fare il circuitino di redstone, molto semplice, molto basilare. Praticamente qui ci sarà un pulsante, adesso ve lo faccio anche vedere, per il momento l'ho staccato per vedere se funzionava tutto, lo clicchiamo e come potete vedere passa l'impulso, era quello che poi tutto sommato mi interessava. Adesso andiamo a fare l'altra parte del circuito di redstone che arriverà esattamente lì, questo non dovrebbe essere nemmeno molto difficile, perché partendo da questo snodo, anzi in realtà io lo farei partire proprio da qui, perfetto, teoricamente non dovrebbe arrivare luce dentro perché è una zona aperta, appunto. Poi l'ultima parte facciamo quella di sopra, ecco qua, lo facciamo arrivare da qui volendo, perfetto. Adesso io voglio controllare una cosa qui sopra, a luce stiamo messi abbastanza bene, direi di andare a piazzare anche qualche altro blocchetto. Da qui ho iniziato il sistema di risalita e adesso lo andremo a terminare anche insieme, solo che ho finito lo spruce, però ve la voglio far vedere da dentro. Non l'ho ancora attivata, mi va bene così. Entriamo un attimo, scusatemi se utilizzo il trigger 3, ma in questo caso è molto molto utile. Praticamente, praticamente che cosa c'è? In soldoni, i dispenser lanceranno acqua, arriveranno qui, cadranno in questo buco, verranno trasportati fino al punto in cui vorrò farli salire e saliranno, e questa è la cosa più importante. Anzi, pensandoci, ritiro un attimino queste shulker in modo tale da portarle su, ok, e mi faccio il conteggio di a che punto voglio che salgano, perché sopra ci sarà una circonferenza, vedete, niente lasciato al caso, signori. Questi sono, questo è il centro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quindi voglio che loro salgano all'ottavo blocco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Io voglio che loro arrivino esattamente qui. Ah, solo che qui non è possibile, quindi loro verranno spostati di un blocco. Vabbè, troviamo una soluzione, faccio il pillar per farli salire e poi l'attiviamo insieme. E dunque, signori, allora ho fatto un po' di progress. Come potete vedere, adesso arrivano tutti qui. Praticamente ho fatto fare un leggerissimo giro. In teoria dovrebbe funzionare nel momento in cui ci sono più mob, chiaramente. E adesso l'ultima cosa, le ultime cose da fare sono innanzitutto aggiungere l'acqua. Ecco qua, e non sarà per niente semplice, ma ce la dovremmo fare, quindi vado a fare così e poi l'accendiamo perché sono stracurioso di vedere se funziona. Però ok, mi piace questa cosa. Vedi che ho sbagliato, perfetto, mancano giusto altri 4 secchielli, ecco qua, che li andiamo a prendere. Allora, tra l'altro mi si è rotta anche l'ascia e ne ho fatto un'altra, quindi lascia fare. Vabbè, però di base come funziona? Arriverà l'acqua, loro verranno spinti qui, si spingeranno come non mai e arriveranno più o meno a questo punto. A questo punto, teoricamente, ecco qua, noi troveremo un modo per farli salire. Eccoci qua. Quindi questo sarà praticamente esattamente opposto all'entrata, perché l'entrata di questa costruzione sarà esattamente da quell'altro lato. Ci sarà questa risalita. Vi ricordo di lasciarmi un commentino scrivendomi secondo voi quale costruzione verrà fatta. A questo punto io direi di andare a lasciare un attimino questi. Eccomi qua, mettiamo il pezzettino di redstone, mi faccio anche una rapida risalita. Teoricamente potrebbe, dovrebbe funzionare tutto. Il primo attiverà tutto e probabilmente vediamo se è così. Dovrebbe essere uscita l'acqua, perfetto. Lì c'è un po' di luce che è data da qui. Ok. Vabbè, non dovrebbe andare, diciamo, ad intralciare nulla, però io vorrei evitare questa luce perché mi toglie lo spawn, quindi magari tolgo questo, faccio così, qui c'è ancora luce, fatemi vedere dentro, ok, vabbè, diciamo che c'è della luce un po' lì, vediamo sotto, solo sull'angolo, ok, adesso, voglio vedere se funziona, ah, cacchio, voglio vedere se funziona, sono veramente euforico, se volessi utilizzare un eufemismo, riattivo per andarli a stoppare e teoricamente dovremmo iniziare forse a vedere qualcosa che spawna. Vediamo.
probabilmente mi metto qua, rimango un pelino off, perché in teoria loro dovrebbero iniziare a spawnare. Vedo che il gioco sta iniziando a scattare, quindi probabilmente potrebbe, le dico potrebbe, funzionare. Spero funzioni, perché se non dovesse funzionare, signori, questo è stato un lavoro inutile. E io non voglio che sia un lavoro inutile. Ma io sento un po' di gente. Probabilmente devo stare anche ad una certa distanza, questo è vero, per farli spawnare. Forse sopra è il diciamo, lo spazio migliore. Vabbè, però. E dunque, signori, allora, sì, funziona, sono stracontentissimo. Probabilmente, diciamo, quei ragni ci daranno un po' fastidio, però dobbiamo stare ad una certa distanza, ovviamente, per farlo funzionare. Adesso voglio vedere se il sistema di risalita funziona. Non saliranno tutti, mi importa il giusto, faccio così. Si attiva, teoricamente loro dovrebbero iniziare a salire spingendosi. Ecco, vedete, già uno è arrivato lì. Eccolo il primo, buongiornissimo. Oddio, però è manco Rey Mysterio. No, pezzo di merda. No, sei uno stronzo. Ecco, questo potrebbe essere un grosso problema della farm. Che mi caga via dei creepers così. Guardilo, lo rimbalzano che manco LeBron James. Aiuto! Sblocca! Stacca! Ok. Ah. No, ma sono esploso tutto le shulker box. Guarda lo stronzone. Vabbè, signori, io vi ringrazio per essere rimasti qui in mia compagnia di successo. Io ringrazio per essere rimasti qui in mia compagnia. Se il video vi è piaciuto, come sempre, vi invito a lasciare un commento. Mi piace comunque quello che volete. Ci vediamo in un prossimo video della Redcraft. E io intanto me lo vado a fixare. Ciao!